Beh, intanto grazie dell'invito e buonasera a tutti. Io credo che la signora Germana e tutte le persone che lei rappresenta a livello di palestre vadano ringraziate, perché riportare i ragazzi dentro le palestre a fare sport significa che i ragazzi ritornino a condividere momenti di amicizia e di solidarietà, perché lo sport è soprattutto questo, poi che sia danza, che sia basket o quant'altro. Per cui nella difficoltà va veramente un grande applauso a queste persone. Le famiglie ne escono molto provate dalla pandemia, come diceva prima la signora Cappellini, per due motivi, perché le donne che in qualche modo gestiscono la famiglia, no? Si trovano sempre ad essere in prima linea con la gestione del marito, della loro professione, dei figli. Nel mio caso noi abbiamo adottato anche una suocera di 96 anni e quindi anche il tema della cura che in questo Assolutamente. periodo è venuto a carico di noi donne. Sono state penalizzate perché spesso le donne sono impegnate in settori che in questo caso, nel caso della pandemia, sono stati ad alto rischio, come la sanità piuttosto che la scuola, ma poi siamo impegnate anche in quei settori che sono stati, come diceva prima la signora Wanda, estremamente penalizzati, parlo del turismo e del commercio. Ecco che tutto questo, al di là della difficoltà di gestire questo momento particolare, ci ha anche tolto delle certezze, non soltanto a livello economico, ma un futuro che va tutto costruito, che non può essere programmato su singole iniziative, ma che invece merita dei piani, merita Però delle senta, allora lei ha osservazioni detto, ben ecco, precise. ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa e se volete fare un commentino sulla diretta sotto, commentate, se non volete chiamare potete scrivere. Però, Dalla Valle, quello che ha detto lei è giustissimo, però adesso mi deve spiegare come mai invece per quanto riguarda, io scusate, torno su questo argomento perché mi sta qua, non riesco a capire. Il disegno di legge Zan, assembramenti, riunioni in città, tutte le città, slogan, e per le donne, cioè per gli argomenti di ogni giorno, nessuno è sceso in strada, nessuno ha protestato, nessuno ci ha messo la faccia e ha detto come mai le donne sono state sacrificate, come mai le donne non hanno, come diceva lei, ecco, per esempio lei ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Accudire gli anziani, cioè gli anziani si sono trovati soli, chi ha dovuto accudire gli anziani? I figli o le donne, quindi le figlie. E quindi tutto questo carico di lavoro è stato snobbato invece, secondo me, da certi partiti di governo che avrebbero dovuto avere nel loro cuore la difesa di certe categorie di più che magari di altri partiti che sembrerebbero essere meno. Però si è verificata questa anomalia. Beh, allora va detto che le donne sono abituate a questi silenzi da parte della politica, ma questo non ci Questo non giustifica, scoraggia. però non dovrebbe No, no, questo non giustificare. lo giustifica, ma questo non ci scoraggia. Noi continuiamo a camminare, le donne sanno fare E alleanza questa è la nostra e questa è la colpa. nostra forza. Le donne sanno fare alleanza al di là del partito politico al quale appartengono e sanno portare al centro quelli che sono i veri problemi. I problemi della gestione della famiglia, i problemi del lavoro, pensiamo ad esempio allo smart working, no? Sembrava così facile che le donne potessero lavorare da casa e quindi conciliare il tempo della famiglia con il tempo del lavoro. Questa è una situazione completamente sbagliata, perché una cosa è che io come lavoratore definisca con l'azienda o con chi lavoro quelli che sono i miei tempi di lavoro e i miei tempi della famiglia. Un'altra cosa è che io sia costretta a lavorare da casa, magari con tre figli che aprono e chiudono il frigo, che devono andare in bagno, che disturbano di continuo, quindi la concentrazione è messa anche a dura prova. Le donne sono silenziose, ma le donne stanno camminando e stanno portando a casa dei risultati, secondo me, importanti. Abbiamo bisogno ora più che mai di avere un piano che aiuti le donne. E Ecco, di devo dire che da questo. questo punto di vista il partito che io qui rappresento, Azione, ha predisposto un piano che ha già consegnato a Draghi, quindi al capo del governo, per dire in 6 mosse e con un investimento di 6 miliardi noi riusciamo veramente a creare un futuro che sia vero per la Beh, va parità bene, di va bene. genere femminile.